La nostra regione, in particolare la nostra provincia, ha grosse eccellenze enogastronomiche che devono essere inserite nel contesto degli interessi turistici. Turismo che va esaltato, che va intensificato non solo per quanto riguarda ciò che è a tutti noto, ma anche riguardo monumenti, tragitti, percorsi che sono ancora sconosciuti al grande pubblico. Magari decidere un percorso interessante per poter toccare le varie tappe dell'interesse turistico. D'altra parte noi siamo ricchissimi, forse è una delle zone più ricche d'Italia e ricordando in particolare una mia antica vacanza in America e ricordando che davanti alla chiesa di St. Patrick c'era un ceppo attorno al quale hanno costruito tanto interesse e pensando alle nostre ricchezze archeologiche, alle nostre ricchezze artistiche, mi viene quasi da piangere perché niente viene esaltato, niente viene potenziato. Presidente, si parla di turismo non solo culturale, non solo dal punto di vista dei monumenti, ma enogastronomico e qui ci troviamo in un'eccellenza del territorio casertano. Beh, questo è vero, conosco qua. Essendo stato all'inaugurazione, però non soltanto qua, c'è nell'intera provincia di Caserta, ma l'intera Campania dal punto di vista del food è insomma eccezionale, quindi questo riscontro assieme alla monumentalità, assieme ad un turismo diciamo che deve essere enogastronomico, non soltanto enogastronomico ma anche porre in rilievo la bontà della nostra posizione sul piano esterno, la Reggia, Caserta, l'Architraiano, il Teatro Romano a Benevento, quella che è la realtà napoletana, insomma tutto questo documenta e racconta che ci può essere una forma di insediamento massiccio per quanto riguarda la presenza nelle nostre aree di turisti che arrivano ogni dove. Si tratta di incoraggiarli e di sedurli e questo dipende da noi. La situazione culinaria è una cosa importante, la situazione delle gesta che derivano da quello che hanno fatto i nostri padri fondatori è un altro, quindi mettere assieme e combinare queste cose è l'elemento naturale che connota la possibilità dell'attrazione turistica. Sì, l'enogastronomia fa parte delle attrazioni, le grandi, forse la maggiore attrazione in questo momento, statisticamente la maggiore attrazione della regione Campania. Il tema enogastronomico è molto vasto peraltro, più si caratterizza per le tradizioni, per le identità territoriali, più diventa un'attrazione, quindi noi su questo stiamo costruendo una progettualità. Dall'anno scorso, da maggio scorso, abbiamo avviato una procedura regionale per la premiazione e il sostegno di questo grande, ampio e articolato settore che è l'enogastronomia, letta però non in una logica strettamente imprenditoriale ma in una logica di destinazione turistica. A noi interessa fondamentalmente sostenere i flussi turistici che si muovono all'interno della regione Campania in funzione dell'enogastronomia e fare questo significa far avvicinare i viaggiatori all'esperienza enogastronomica, assaporare, conoscere, incontrare, relazionarsi, questo è il nostro modo di raccontare l'enogastronomia campana. Ma sicuramente i fondi del PNRR sono un'opportunità, ma in realtà la resilienza l'abbiamo già scontata con 2 anni, speriamo di non doverla scontare anche con i temi bellici, che purtroppo oggi giustamente il Presidente De Luca è tornato sull'argomento e ha parlato di un ricarico dei costi che effettivamente è un problema anche per il turismo e anche per tutto l'indotto turistico. Però noi abbiamo in questo momento un'opportunità che deriva non tanto dal PNRR, deriva da quello che sono i finanziamenti dei fondi strutturali europei che prescindono dal PNRR, quindi diciamo, il nostro POR, il programma operativo regionale che sarà sostenuto con delle misure specifiche, ma soprattutto derivano dalla conoscenza di noi stessi. Io ho mandato ieri una lettera a tutti i 550 sindaci della regione Campania per chiedere quali sono le caratteristiche territoriali che loro ritengono più significative ai fini della valorizzazione, non solo in termini materiali, perché vi sono dei beni materiali importantissimi, Caserta, la provincia di Caserta ne ha tantissimi, a 2 passi qui ci sta il mio preferito in assoluto che è il Ponte Carolino, ma che
per ragioni strettamente personali amo particolarmente, ma vi è tutta una tradizione non materiale, di beni non materiali, che chiamarli beni anche inesatto, anche con delle caratterizzazioni UNESCO, che sono invece delle opportunità, e quelle vanno conosciute e valorizzate, quindi protette e enfatizzate. Questa cosa noi la stiamo facendo, speriamo di realizzarla in tempi ragionevolmente brevi, ma sono i comuni, sono le imprese che al di là dei sostegni devono capire che questo sistema turistico campano è un'opportunità per tutti, sostenerlo significa realizzare quell'integrazione di offerta che ci rende competitivi sul mercato non solo nazionale ma internazionale. Quando il cibo fa turismo significa che il territorio diventi elemento di attrazione e noi come scuola dolce e salato, grazie alla formazione, riusciamo ad elevare tantissimi giovani che lavorano in ristoranti, in alberghi e anche attività del food, che servono appunto a dare continuità in questo periodo dove mancano tantissime figure professionali, e la scuola dolce e salato forma cuochi, pasticceri, pizzaioli, panettieri e li mette subito a regime grazie a dei percorsi che partono da neofiti, diventano dei bravi cuochi, e grazie alle attività di placement daremo risposta al turismo e alle attività che devono continuare a vivere quello che è il loro concetto di gastronomia attraverso i giovani che vogliono intraprendere la strada del mestiere. La terra di Cagalazza, la valle di Suessola, insomma una terra del buono, del sano, che ci offre tantissime eccellenze che messe in mano ai grandi cuochi che si susseguono in questi laboratori come la scuola dolce e salato, riusciamo a valorizzare il territorio, le eccellenze e i giovani che si formano nei nostri laboratori. Credo che il turismo a Maddaloni possa essere tutti e tre i settori che lei ha nominato, quindi un turismo culturale, un turismo enogastronomico soprattutto, perché oggi il nuovo turista va cercando sia le bellezze del territorio ma sia anche i gusti del territorio, quindi i sapori e la cultura, quindi un binomio vincente sicuramente. E Maddaloni offre tanto, Maddaloni e anche le zone limitrofe, e quindi secondo me è proprio una bella opportunità. Le parole di Mastella, solitamente la mia, diciamo, piazza politica era su Benevento, su Avellino, un po' su Salerno, oggi invece lui ha detto Caserta la guardo, la devo guardare con grande attenzione. Diciamo che stiamo facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda, per quanto concerne la crescita del partito, perché oggettivamente è sotto gli occhi di tutti che ogni manifestazione ovviamente fa traino la città di Marcianise con la dottoressa Maria Luigia Iodice. È chiaro che sta assumendo delle forme importanti, perché nominiamo coordinatori, gente, amici che vogliono unirsi a noi quotidianamente, c'è un progetto forte, importante, un partito serio, fatto di persone serie e di persone per bene. Ovviamente quello che è il lascito del nostro lascito, quello che è l'eredità del nostro leader politico, quindi l'onorevole Clemente Mastella insieme con la senatrice Lonardo. In sostanza il partito cresce, non si fermerà, e la filiera che passa dal Senato alla Regione e arriva poi fino alla provincia con i nostri consiglieri provinciali sta dando ottimi frutti. In provincia di Caserta io sono fiero e orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo, perché ci stiamo comportando, ci stiamo muovendo da squadra e stiamo ottenendo tanti ottimi risultati.